Alla fine dell'Angelus di domenica 9 novembre, Papa Francesco ha ricordato l'anniversario della caduta del muro di Berlino, avvenuta 25 anni fa. Tra il 1949 e il 1961, oltre 2 milioni e mezzo di tedeschi della parte orientale della Germania passarono a ovest, lasciando la Repubblica Democratica Tedesca. Per fermare la fuga, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1961, venne iniziata la costruzione di un muro attorno ai tre settori occidentali della città a Berlino Est. Inizialmente si trattava di una barriera di filo spinato di 150 metri, ma già il 15 agosto iniziarono ad essere utilizzati elementi prefabbricati di cemento e pietra. 25 anni fa, il 9 novembre 1989, cadeva il muro di Berlino, che per tanto tempo ha tagliato in due la città e è stato simbolo della divisione ideologica dell'Europa e del mondo intero. La caduta avvenne all'improvviso, ma fu resa possibile dal lungo e faticoso impegno di tante persone che per questo hanno lottato, pregato e sofferto, alcuni fino al sacrificio della vita. Tra questi, un ruolo di protagonista ha avuto il Santo Papa Giovanni Paolo II. Tra le immagini simbolo del lungo pontificato di San Giovanni Paolo II resta infatti quella del 23 giugno 1996, quando passò sotto la porta di Brandeburgo. La porta di Brandeburgo, affermò in quell'occasione, è stata occupata da due dittature tedesche. Ai dittatori nazionalsocialisti serviva da imponente scenario per le parate e le fiaccolate. È stata murata dai tiranni comunisti. Poiché avevano paura della libertà, gli ideologi trasformarono una porta in un muro. Prima di cadere, il 9 novembre del 1989, il muro di Berlino ha fatto almeno 138 morti, la maggior parte dei quali sono stati uccisi dalle guardie di confine nei primi 5 anni trascorsi dalla sua costruzione. Subito il pensiero di Papa Francesco è andato anche ad altri muri, a quello che ancora divide israeliani e palestinesi, dove proprio lo scorso maggio il Santo Padre si recò a pregare. Preghiamo perché con l'aiuto del Signore e la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà si diffonda sempre più una cultura dell'incontro, capace di far cadere tutti i muri che ancora dividono il mondo e non accada più che persone innocenti siano perseguitate e perfino uccise a causa del loro credo e della loro religione. Dove c'è un muro, c'è chiusura di cuore. Servono ponti, non muri. Nel pomeriggio Papa Francesco ha ribadito la sua vicinanza morale all'evento dell'anniversario della caduta del muro, anche con un tweet. Chiedo a tutte le persone di buona volontà, ha scritto in 9 lingue sul suo account Pontifex, di contribuire a creare una cultura dell'incontro, della solidarietà, della pace.